Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, il programma che ogni settimana racconta il cinema di ieri e di oggi, pronti per un nuovo viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. Oggi festeggiamo compleanni e ricorrenze che rendono grande il cinema. Romeo e Giulietta di Zeffirelli compie 50 anni e non è l'unica grande storia d'amore raccontata da questo regista che tra l'altro ha da poco festeggiato un compleanno importante. Insomma, queste storie d'amore le ripercorreremo tra poco insieme. 15 anni fa scompariva Alberto Sordi, l'Albertone nazionale. Lo ricordano alle nostre telecamere Carlo e Luca Verdone, che con lui hanno avuto un rapporto molto molto stretto. In anteprima le immagini della nuova versione di Maria Maddalena, un film con Rooney Mara e Joaquin Phoenix che si interroga sul ruolo della donna all'interno della chiesa proprio a partire da questa figura. Ma subito cominciamo con la nostra intervista confidenziale che oggi è dedicata a un attore amatissimo che ha appena festeggiato il suo compleanno, Alessandro Gassman. Il tempo passa, ma lui è sempre più bravo in TV, con I Bastardi di Pizzo Falcone, al cinema. Noi lo abbiamo incontrato tante volte e abbiamo deciso di festeggiare il suo compleanno così, ricordando proprio i tanti incontri che abbiamo avuto con lui, perché è davvero un piacere parlare con Alessandro. Sono tanti i suoi volti al cinema e nella vita, e allora davvero buon compleanno Alessandro. Oggi è l'attore di successo della serie TV I Bastardi di Pizzo Falcone, anzi proprio su questo set ha festeggiato il suo compleanno. Ma è anche al cinema Alessandro Gassman, come regista di un film, Il Premio, in cui fa il punto su quello che significa la sua famiglia e anche sul tema della ricerca del successo. Questa è una foto da almeno 30.000 like. 3, 2, 1, almeno vi mettete lì a posto. Papà, come siete? Siamo per arrivare a Copenaghen. Alessandro Gassman, idolatrato dalle fans, è pieno di follower su Twitter, sempre più bravo e impegnato, ma davvero la sua carriera è stata costruita passo dopo passo, tassello dopo tassello, come più volte ci ha raccontato nel corso dei nostri incontri televisivi. Il successo è, nel caso di un regista o di un attore o di uno sceneggiatore, di raccontare delle storie e riuscire a emozionare senza scendere a compromessi, raccontando la propria storia. Devo dire grazie al lavoro che ho fatto, alle persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare, e devo dire grazie anche a mio padre, perché sicuramente non avrei fatto l'attore se non fossi stato figlio di un attore, che mi ha insegnato quanto può essere bello, importante e privilegiato questo mestiere. Sono un uomo molto fortunato. Dopo una serie di commedie con l'amico Gianmarco Tognazzi, un calendario sexy e l'esperienza come testimonial di Yves Saint Laurent, il primo traguardo nella carriera di Alessandro è il ruolo iconico nel film Il Bagno Turco, diretto da Ferzan Özpetek. Voglio tentare di rimettere a posto Il Bagno Turco, se ci riesco. Fammi capire, Francesco, lo vuoi ristrutturare per venderlo meglio? Forse, ancora non lo so. Da qui inizia una carriera all'insegna dell'impegno ma anche del successo, che lo porta in teatro a fare scelte originali e mai scontate, da Caos Calmo di Nanni Moretti. Suo fratello sta rischiando di diventare più famoso di lei. Ma in che senso? I Paladini della scuola, non è suo fratello. Paladini quello della scuola. A film come Il nome del figlio dell'Archibugi, in cui Alessandro interpreta un ruolo sgradevole ma pieno di profondità. Non sta scherzando? No. Ma certo che sta scherzando. Ma non scherzo affatto, ci piace molto, è originale ma classico. Perché ho imparato, e per me è un atto di coraggio grandissimo, a lavorare meno e a scegliere di più e a sdarmi di meno. Nel senso, io ho sempre interpretato la bravura di un attore fino a qualche anno fa nella quantità di variazioni che uno può dare in un personaggio, nell'energia e nella precisione di quello che uno fa. È da qualche anno, andando avanti con l'età, che ho meno energia, e questo per me è un grande vantaggio, perché riesco a fare dei personaggi con più naturalezza e studiando anche leggermente meno. Avete già deciso come chiamarlo? Sì. Bernardo. No. È bellissimo, come Bertolucci. È il maschile di Bernardo. Cominciano ad arrivare i premi, il Davide per Caos Calmo, il Nastro d'Argento per Il nome del figlio e I nostri ragazzi, in cui ho un padre dolente di fronte a una figlia adolescente che ha commesso qualcosa di terribile. Dica la prima volta che mio padre mi risolve qualche piccio.
senza rinunciare però alla risata in sedia uguale insieme a Marco Giallini e un sacerdote che non smette di convertire anche i personaggi più incredibili come quello interpretato dallo stesso Giallini e che ricorda tanto Don Fabio Rosini. Scusa, che ti ho piato? Io conto fino a tre e poi la appendiamo là. Uno, due, ah! Meglio? Ah no. Bene, vai. Ah. Tu devi essere contento per questo dolore, eh? Vuol dire che il Signore ti sta mettendo alla prova. Ma vaffa! Buona serata. E ora hai fatto il prete, che mo, che cosa manca? Beh, direi che basta. Direi che per quest'anno posso ridere la monaca. Molto soddisfatto. In passato ho interpretato anche ruoli, ho fatto Gesù, ho fatto San Pietro, mi ricordo. Quindi insomma ho praticato molto, quindi no, per quest'anno posso ritenermi molto soddisfatto. Bene, ci siamo capiti. Allora, da domani per un mese sarai mia completa disposizione, poi a tempo scaduto. Arrivederci e grazie. Capitano, auguri, auguri, calcola che io ne ho 11 più di te, quindi insomma a voglia te. Alessandro Gassman è tutto questo, fa gli auguri a Totti, come vedete in queste immagini, ma è anche attento alle periferie, ai temi sensibili dei migranti. La sua opera prima è Razza Bastarda e poi dirige un documentario, Torn, dedicato al dramma dei rifugiati in Siria. Non dimentichiamoci che Alessandro Gassman è anche ambasciatore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Io credo che tutti i rifugiati abbiano diritto di vivere al sicuro. Io sto dalla parte di chi è costretto a fuggire. Unisciti a me. Insomma, ormai da tempo Alessandro è molto più del figlio di papà Vittorio, ma è un attore che ha trovato una strada propria, personale, potente, capace di coniugare successo, capacità, popolarità e profondità. Attore e regista che nel tempo non solo è cambiato, ma è anche cresciuto e migliorato. E anche se c'è qualche acciacco dovuto all'età, c'è pure il rimedio. Mezza Italia, me compreso, soffre di mal di schiena, eccetera, quindi il consiglio di Alessandro qual è? Damose una bella scrocchia, che facciamo? Allungatevi, stretching, elastici, ma soprattutto questo... dopo i 50 come io, non jogging, ma camminata veloce. Va bene, se lo dice Alessandro. Va bene, grazie. E di sicuro seguiremo il consiglio di Alessandro Gassman. Allora grazie ad Alessandro, grazie per la sincerità con cui si è raccontato e ancora tanti tanti auguri di buon compleanno e naturalmente di buon cinema. E continuiamo a parlare di compleanni e ricorrenze perché compie 50 anni una pellicola amatissima, Romeo e Giulietta, diretto da Franco Zeffirelli, protagonisti Olivia Hussey e Leonard Whiting. Un classico del cinema romantico, ma che al momento dell'uscita fece anche molto discutere. Lo avreste immaginato? Ci dice tutto la nostra Roberta Franzoni. Oh, Romeo, Romeo. Ma perché sei Romeo? Una storia d'amore non ordinaria. 50 anni fa, con questo slogan, il dramma di Shakespeare, Romeo e Giulietta, veniva portato dal teatro al grande schermo da un maestro come Franco Zeffirelli, che tra l'altro ha da poco festeggiato i suoi 95 anni. Mio Dio, perché il destino vuole da me che io ami un esecrato nemico? Due premi Oscar per la fotografia e per i costumi, musiche di Nino Rota. Il film fu un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, ma per le scene considerate allora troppo passionali e sensuali, in una veniva mostrato un seno nudo, fu accorciato di ben 20 minuti e la censura lo vietò ai minori. Per Giulietta venne scelta fra 500 ragazze Olivia Hussey, che aveva solo 16 anni. Romeo l'avrebbe dovuto interpretare Paul McCartney. Poi invece, dopo 3 mesi di provini, venne scelto Leonard Whiting. 2 Golden Globe per questi attori che forse al cinema hanno avuto una breve carriera, ma che resteranno gli indimenticabili interpreti di una storia romantica e fatale, in grado, come ha detto Zeffirelli, di far innamorare ogni generazione, passata e futura. Di storie d'amore da allora Zeffirelli ne ha raccontate tante altre. Giovanissimi erano anche gli interpreti. Brooke Shields aveva 15 anni appena, di un film cult degli anni 80, Amore senza fine.
Un amore di altri tempi è quello raccontato in Storia di una capinera, tratto dalla novella di Verga. E infine, sempre dalle pagine di un libro, un film dolce e poetico come Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg, dove troverete una delle più belle dichiarazioni d'amore di tutti i tempi. Non dibatterti come un uccello selvatico in una gabbia. Insomma, evviva le storie d'amore. Allora, Olivia Hussey, che abbiamo appena visto appunto in Romeo e Giulietta, nella sua carriera ha interpretato tanti altri ruoli, ha lavorato ancora con Franco Zeffirelli ed è stata Maria nell'indimenticabile Gesù di Nazareth televisivo, interpretato da un cast di stelle, Robert Powell nel ruolo di Gesù e poi Michael York, Peter Ustinov, Valentina Cortese e anche Anne Bancroft nel ruolo di Maria Maddalena. Questo personaggio, quello di Maria Maddalena, oggi viene rivisitato dal cinema americano con due protagonisti contemporanei, Rooney Mara, che è Maria Maddalena, e Joaquin Phoenix, che è Gesù. Un film che riflette sul ruolo della donna all'interno della Chiesa e di cui queste sono le prime attesissime immagini. Scopriamole. Maria, hai disonorato la nostra famiglia. C'è qualcosa di non umano in te. Dicono che tu sia posseduta dal demonio. Se c'è un demonio in me, c'è sempre stato. Non ci sono demoni qui, Maria di Magdala. Le donne hanno paura a farsi battezzare con gli uomini. Va da loro, sii le mie mani. Non è giusto che lui ti abbia scelta come nostra guida. Tu ami mio figlio, vero? Devi essere preparata, come me. A cosa? A perderlo. Il regno di Dio non si può comprare né vendere! Dobbiamo portarlo via da qui. Qualunque cosa succeda, è Dio che glielo chiede. Maria, sei la mia testimone. Non parlare mai più a suo nome. Il mondo cambierà solo se cambiamo noi. Non resterò in silenzio. Mi ascolteranno. E di questa Maria Maddalena, che in qualche modo è discepola di Gesù e che sta facendo anche un po' discutere, torneremo a parlare di più e meglio nelle prossime settimane. Cari amiche e cari amici, in questa puntata in cui ricordiamo compleanni e ricorrenze, insomma momenti che hanno fatto e fanno grande la storia del cinema, adesso vogliamo ricordare un attore amatissimo, un monumento, Alberto Sordi, l'Albertone nazionale. 15 anni fa una Roma attonita e attraversata da un fiume di persone, pensate, oltre 250.000 persone assisteva ai funerali di Alberto Sordi. E noi lo vogliamo ricordare in maniera originale, proprio con il racconto che di lui hanno voluto fare Luca e Carlo Verdone con il documentario Alberto il Grande. Un viaggio alla scoperta anche di aspetti privati della casa di Alberto Sordi, che oggi ospita una fondazione dedicata proprio a questo indimenticato attore. Di questa fondazione si occupa lo stesso Carlo Verdone. Vediamo. No, non becetta. Sì. Oh, guarda, ci stanno riprendendo. Tu da casa. La televisione, saluta. Saluta. Era un uomo che quando lo vedevi in pubblico sprizzava allegria, gioia, si divertiva, azzardava. Come tornava a casa, cambiava, diventava un uomo normale. Però un uomo normale con molto rigore, con molta anche in un ambiente anche un pochino austero. E Sordi era così. Chi crede che gli attori comici siano anche comici nel privato sbaglia. Non c'è la moglie. Ma chi è la moglie? Ma ci pensi bene, chi è? È un'estranea la moglie. Ma tu ti immagini la mattina svegliarti e trovate vicino a te sto fago tu? Oddio, chi è? Che fa lei al letto mio? Anna! Io scherzo, ma è vero, è così. Come può un uomo così
che va sempre a mille, così spumeggiante, poi improvvisamente diventare così. E quella è stata la sua grande forza, secondo me, quella di staccare, ecco. Non che non fosse vero, erano veri tutti e due. Che strano, tazze da scimmia. Allora, sempre un scimmiotto fai. C'è soltanto una foto di Soraya, per esempio, che campeggia sulla sua scrivania personale, ma non ci sono tracce, per esempio, del mitico David Niven, non ci sono tracce di Vittorio Gassman. Sai chi è il più fotografato a casa Sordi? Giovanni Paolo II, no, nemmeno. Il Papa, Papa Wojtyła, è presente in ogni angolo della casa, pure nella barberia. Lui stava là, ma il Papa sta là, come se è pronto a dargli la benedizione, capito? Quindi una devozione, un'ammirazione, una devozione per questo Papa. Era un uomo molto cattolico, questo lo sappiamo, però Giovanni Paolo II è onnipresente, la figura della Vergine e della Madonna è sempre presente in ceramiche, in pitture antiche, c'è una, addirittura nel parco c'è una nicchia con una Madonnina, lui la mattina prima di uscire lanciava sempre una rosa, diceva un'orazione e andava a lavorare, ma non c'è stato un giorno che non ha lanciato una rosa, il fiore alla Madonna e non ha detto una preghiera. Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada te sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato. Rispetto vero, tutto per Albertone. Quindi lui incarna perfettamente quel desiderio di riscatto, di produttività anche a livello industriale, un paese che va bene, un paese che sorride, che ride, che sa ridere dei propri difetti con leggerezza. Ma lui l'ha fatto con graffio anche, quindi non soltanto leggerezza. Starai dicendo, ma che state a fare? Le vedo tutti tristi nel dolore. E c'hai ragione. Tutta la città sbrilluccica di lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore. Tu sei tanto di più. Sei Alberto Sordi. Proprio vero, insomma, che nostalgia grande, ma lui resta. Allora, cari amiche e cari amici, vi ricordo la mia domanda: c'è un film che vi ha cambiato la vita? Quale? Soprattutto perché, insomma, qual è il vostro film del cuore? Scriveteci, raccontatelo all'indirizzo effettonotte@tv2000.it oppure cercate Effettonotte su Facebook o cercate me, Fabio Falzone, su Twitter e vi risponderemo nelle prossime settimane. E adesso, dai miti del cinema a un mito della musica, Eric Clapton. Tanti brani indimenticabili, spesso ispirati, nati da un vissuto non facile, come la scomparsa drammatica del figlio Connor, avuto, lo ricorderete, da Lori del Santo, o Le dipendenze. Un percorso di cadute, riprese, discese, risalite, dove un po' di pace è arrivata alla soglia dei 56 anni, quando Clapton ha sposato la donna che l'ha reso nuovamente padre di tre figlie. Con la vendita all'asta di 70 delle sue chitarre ha raccolto, pensate, fondi che sono serviti a creare un centro di recupero per disintossicarsi, dedicato ai meno fortunati. Oggi, a 73 anni, forse è un uomo pacificato. Allora, riscopriamolo, ma anche riascoltiamolo in questo documentario che ci restituisce tutto il suo fascino. When it came to blues, there was nobody like him. Before Eric, guitar playing in England had been very simple. Suddenly we heard something that was completely different. It was completely revolutionary. Mano lenta, slow hand, questo è il suo soprannome. Uno che quando suonava, beh, era qualcosa di davvero mai sentito prima. Un lungo e ricco documentario, Eric Clapton Life in 12 Bars, ne ripercorre la carriera, ma soprattutto la vita, attraverso fotografie e filmati provenienti dal suo archivio personale, con la sua voce fuori campo a farci da guida. I thought it was the beginning. I didn't know it was the end. Un film in cui questo artista che ha scalato le vette della musica si è messo a nudo, mostrando tutta la propria fragilità e raccontando la sua discesa agli inferi. Un'infanzia, la sua, segnata dall'abbandono della madre e cresciuto con la nonna.
Un dolore e una rabbia che tra le sue dita sono diventati suoni. Presa in mano la sua chitarra, in meno di 10 anni, Clapton ha portato al successo e poi lasciato diverse band, come i Cream, che negli anni 60 erano più famosi dei Beatles e dei Rolling Stones. E poi ci sono amicizie e sodalizi con Jimi Hendrix, B.B. King e George Harrison, che era anche suo vicino di casa, insieme alla moglie, modella Patti Boyd. Per lei Clapton ha perso la testa. A lei ha dedicato un intero disco, quello con la famosa Laila, nella speranza di conquistarla. Non subito, ma ci riuscirà. Amori infelici, la dipendenza dalla droga e dall'alcol, i ricoveri, un lungo braccio di ferro con la depressione, fino a quando tutto sembra riprendere quota, con l'arrivo di un figlio, siamo alla fine degli anni Ottanta, avuto da una relazione con Lori del Santo, che aveva conosciuto a Milano. Quando poi accade l'irreparabile. A 4 anni il piccolo Connor, per colpa di una finestra lasciata aperta, vola giù dal 53° piano di un grattacielo. Trasformare un'orribile tragedia in qualcosa di positivo, questo desidera Clapton. E allora, dal suo animo blues, nasce una delle canzoni più struggenti e intense, dedicata al figlio, Tears in Heaven. La musica mi ha salvato, dice oggi a 73 anni. E forse è proprio in queste poche parole che si può condensare la vita di questo artista, dallo sguardo sì malinconico e triste, ma dalla forte personalità. Insomma, indimenticabile, un uomo, un artista che ha ricominciato tante volte e davvero nella vita si può sempre ricominciare, anche in età avanzata, anche quando gli affetti più cari vengono a mancare. Come nella storia che stiamo per raccontare, in cui a salvare la non più giovanissima protagonista è il ballo, la danza, perché anche nei cosiddetti anni verdi risorse e sorprese non mancano. Un esempio per tutti, la nonnetta novantenne appena partita per il Kenya e che spopola sui social. Sentite quello che ci dice la nostra Giulia Angelucci. Nei miei 40 anni di servizio ho lavorato con persone fantastiche e qui ce n'è una speciale, mia moglie, Lady Sandra Abbott. Prendi due sorelle, di cui una, Sandra, ha appena scoperto dopo anni di matrimonio che suo marito la tradisce. Si trasferisce, quindi, recuperandone il rapporto a casa della sorella maggiore, Biff, con un carattere ed uno stile di vita completamente diverso dal suo, ma che l'aiuterà a tornare a vivere. Tu non hai paura di morire? Una cosa è avere paura di morire, Sandra. Una completamente diversa è avere paura di vivere. La ricetta giusta che farà uscire Sandra dal tunnel sarà il ballo, per il quale era portata sin da piccola, una passione soffocata dal rapporto con il marito. Grazie alla danza, Sandra ritroverà quell'entusiasmo che sembrava perso, anche grazie all'aiuto di persone speciali, come Charlie. Dal grande schermo alla realtà impazzano sulla rete video di vecchietti scatenati muoversi sulle melodie più diverse. Sempre più gli anni verdi non sono terreno di malattia, tristezza e divisione, ma anche di vita e soprattutto di amore. Dai ponti di Madison County, con la storia d'amore tra Meryl Streep e Clint Eastwood, fino al recente Our Souls at Night, con le star Jane Fonda e Robert Redford, che hanno illuminato, ad 80 anni suonati, l'ultima mostra del cinema di Venezia. In fondo si tratta di rimettersi in gioco anche da adulti, come una scatenata Shirley MacLaine che, in Adorabile Nemica, vuole realizzare anche in età avanzata quello che ha scelto di essere davvero.
O il Robert De Niro che nello Saggista Inaspettato passa con disinvoltura da pensionato a tirocinante. Sì, sei il nuovo autista di Jules. In realtà sono il suo stagista. Che cosa assurda! Ma come sempre, la realtà supera qualsiasi immaginazione. Un esempio per tutti? La giovanotta di 93 anni che parte per il Kenya per prestare servizio in un orfanotrofio e fa il pieno di like sui social. Fino alla signora Paddy Jones di 83 anni, diventata famosa in quest'ultimo Sanremo, che detiene, pensate, il record Guinness mondiale come ballerina più anziana di salsa acrobatica. E adesso al cinema è la volta di Ricomincio da noi, una commedia romantica ma anche capace di far riflettere. Non a caso ha aperto l'ultimo festival di Torino, perché per vivere appieno è necessario rimettersi in gioco, a qualunque età. Bellissima! Grazie! Parlavo della vista. No, no, sto scherzando. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Il nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi torna la prossima settimana, perché quella che non cambia, lo sapete, è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. Vi aspetto tutti venerdì, domenica e mercoledì in seconda serata e ci ritroviamo con tante sorprese e novità.